Babbo. Ti guardo, sei disteso nel tuo letto, il corpo consumato dal dolore, lo sguardo non più vigile ma spento. La voglia di lottare se n'è andata. Dal 9 maggio tutto è cancellato e il male ormai ha avuto il sopravvento. Dov'è quella tua voce melodiosa? Dalla tua bocca non esce che un lamento, le lacrime ormai solcano il tuo volto e dentro al cuore non resta che il rimpianto. È questo che il destino ti ha serbato. Nel tuo futuro non c'è che patimento. Quanto vorrei tornare a quei momenti in cui la vita ancora sorrideva, a quando ad ogni sera al mio rientro eri lì ad aspettarmi dentro casa, oppure ti trovavo giù in bottega, intento a lavorare al tuo computer. Poi mi chiamavi, Tri, sei tornata, e un bacio reclamavi in quel momento. Ora la casa è vuota e anche il mio cuore. Non sento più la musica in bottega, solo il cuore e un grande vuoto dentro. Ecco, sono arrivata a quel momento che sempre ho immaginato con terrore. Siamo giunti, sai, alla fine del cammino e questa mano tesa vuoi lasciare. Vuoi andare via lontano in un bel posto dove spero tu non possa più soffrire. Ti dico arrivederci, non addio, e spero di poterti rincontrare e come da bambina la mia mano tu possa prendere senza più lasciare.